buon venerdì. Why you wanna let me go? Not now. Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know. Not now. Io sono sul divano. Allora, mi sono alzata da pochissimo, ho appena fatto colazione. Stamattina, anzi oggi, dovrei stare a casa tutto il giorno perché deve venire il corriere a portare il microonde. Quindi, siccome non si sa quando arriverà il corriere, mi tocca stare a casa. Ho da fare un po' di cose, ma niente, starò qua a fare niente tutto il giorno. Starò qua a casa e aspetterò il corriere e deve portare questo benedetto microonde, che tra l'altro qualcuno di voi mi ha chiesto la marca del microonde, ma vi dico la verità, quel giorno lì ero talmente concentrata sulla macchina del caffè, che mi doveva arrivare questa macchina del caffè, che quando mi è arrivato il microonde non ho neanche visto la marca e non gliel'ho neanche poi chiesto a Mauro. Infatti ieri sera una ragazza me l'ha chiesto, gli ho detto guarda in questo momento sta dormendo, domani mattina glielo chiedo. A parte che vabbè, stamattina poi Mauro non l'ho incrociato perché è andato via che io dormivo ancora, anche se mi sono svegliata con la sveglia e l'ho chiamato, gli ho detto non ti addormentare, però poi mi sono riaddormentata, quindi non ho visto la marca del microonde, ma tanto adesso dovrebbe arrivare e poi ve lo dico. Allora, qui c'è ancora l'albero di Natale che mi dispiace togliere perché ogni anno mi dispiace sempre toglierlo. Quest'anno l'ho fatto con un po' più di fatica, non avevo tutta questa voglia di farlo, però comunque è festa, comunque è Natale e quindi la scelta di fare l'albero di Natale era giusto così. E ogni volta che lo devo togliere per me è un colpo al cuore, perché comunque un qualcosa che scalda il cuore, ti fa pensare alle feste, ti fa pensare al Natale, quindi io non lo vedo tanto come un pezzo d'arredo che devo mettere e devo togliere, ma lo vedo come un qualcosa che mi porta a una nottata comunque di magia e quindi toglierlo per me è difficile, però si fa, aspetteremo poi il prossimo anno per riavere tutto. Lo toglierò penso domani, che è l'Epifania, quindi domani toglieremo tutto. Lascerò solo la ghirlanda questa qui sotto la televisione perché mi piace, quindi magari la terrò ancora un pochino, tanto non è addobbata, quindi sa d'inverno più che di Natale, quindi magari quella lì la posso lasciare, vediamo. E boh, però poi toglieremo tutto, anche perché domenica pranzo avremo ospiti qui a casa, avremo il cugino di Mauro con sua moglie, la bambina, mia sorella, Pierre, Pietro, faremo un pranzo qui da me, quindi voglio già avere tutta la casa pulita perché poi lunedì torno a lavorare, quindi non voglio poi più fare niente in settimana e preferisco togliere tutto domani. Poi domani, che è sabato, domani sera andremo da Ale, che ci saranno mio zio, mia zia, le mie cugine con i fidanzato, marito, saremo in tantissimi e faremo una cena, visto che a Natale non ci siamo visti perché ovviamente ormai loro sposandosi, avendo magari compagni così, stanno, si dividono un po' e noi normalmente lo facciamo magari con mio zio, mia zia, però ormai le ragazze hanno la loro vita, quindi lo fanno con le loro famiglie. E allora ci vediamo domani, perché poi una di loro due parte per andare a studiare, studia via e quindi riparte per andare a studiare e non ci vediamo più. Quindi domani sarà una serata tutta in famiglia da Ale, anche perché Pietro vuole far vedere tutti i giochi al fidanzato, il marito delle mie cugine, vuole fargli vedere la play, così magari giocano insieme e boh, quindi anche domani sera saremo impegnate così. Allora, lunedì sera inizio a lavorare, c'ho un po' d'ansia perché tutte le volte che devo riniziare c'è sempre un po' d'ansia, perché comunque nonostante io al lavoro stia benissimo, però casa è casa e quindi mi mancherà stare a casa, però
ci saranno altre occasioni, ci sarà Carnevale, ci sarà Pasqua, poi ci saranno vacanze estive, quindi diciamo che ci saranno altre occasioni, però lasciare il divano, lasciare la mia casa in giornate comunque così, che sono belle, comunque quando ti godi la casa, perché ce la godiamo poco. Diciamo che nella vita, l'altro giorno parlavo con una mia amica, dicevo veramente quanto ci godiamo poco le cose perché siamo sempre impegnati nel lavoro che ci occupa praticamente tutta la giornata, quindi la casa ce la godiamo veramente, veramente pochissimo. Però è così, è così. Anche video. Vi ho viziate da Natale, un video tutti i giorni, anche in questi giorni qua comunque tempo e quindi vi ho fatto dei video, però da lunedì non riuscirò più, probabilmente perché non avrò il tempo. Finché sono a casa il tempo ce l'ho e quindi prendo la fotocamera in mano in qualsiasi momento, posso farvi vedere qualcosa, posso mostrarvi delle cose. Quando lavoro, no, lavorando tutto il giorno sarebbe veramente impossibile fare video, cioè proprio impossibile perché al mattino ti vesti di corsa, ti prepari, poi stai comunque a lavorare tutta la giornata, la fotocamera non la prendi, arrivi a casa che è già sera e buio e quindi è complicato, sembra facile, credetemi, ma lavorando tutto il giorno sarebbe impossibile fare video tutti i giorni, quindi non riuscirò, non mi dispiace perché a volte ci provo, dico devo provarci magari a fare qualche video in più, però lavorando tutto il giorno è davvero impossibile prendere la fotocamera in mano perché non si ha proprio il tempo, non si ha proprio il tempo, quindi stando a casa vi faccio vedere la colazione, vi faccio vedere comunque che faccio il caffè, che preparo di qui, che preparo di là, vedete un video anche abbastanza bene illuminato perché comunque durante la giornata c'è una bella luce, alla sera è quello che è, però ripeto, lavorando è impossibile, quindi questo è il motivo del perché non riesco a fare quello che faccio in questi giorni tutto l'anno. Però spero che siate contente lo stesso, che abbiate apprezzato comunque il mio tempo passato con voi. E boh, però mi dispiace perché tenere la fotocamera per me è davvero una grande passione, quindi sapere di riprendere di nuovo la routine e riuscirvi a fare meno video mi dispiace, però capirete, capirete, cercherò di magari quest'anno di riuscire a ritagliare qualche momento in più, però non lo so perché sarebbe davvero impossibile. E quindi guardate già solo Ale, mia sorella, che riesce a star dietro pochissimo al canale, perché comunque anche lei lavora tanto, in più c'è anche un bambino, quindi è davvero impossibile. Infatti tante volte mi dite Fede, male, male, male. È dura se si ha un lavoro impegnativo, soprattutto con un figlio, avere il tempo di accendere la fotocamera e soprattutto di editare il video, perché poi è anche editare il video che è complicato, perché ti devi mettere comunque al computer e passare veramente tanto tempo al computer a editarlo se si fa una cosa fatta bene. Poi se fai magari un video dove aggiungi già la musica, quindi è complicato. E quindi questo è il motivo del perché lei la vedete molto meno in alcuni periodi, perché ha un lavoro importante, ha un lavoro comunque di responsabilità e ha pochissimo tempo arrivando a casa dovendosi dedicare a tempo pieno anche di Pietro e Nea, perché mio cognato fa un lavoro impegnativo, perché oltre a essere in ufficio come perito agrario è anche un agricoltore, quindi il tempo che esce dall'ufficio e si deve occupare anche del resto, quindi Ale si occupa a tempo pieno di Pietro e Nea, questo è il motivo del perché la vedete poco. Infatti anche io a volte le dico, ma dai, ma fai più video, ma dai, ma dai. E lei mi dice, Fede, non ce la faccio, non ce la faccio, anche Pietro, comunque è difficile trovare il tempo per prendere la fotocamera in mano, però cercherò di spronarla a farlo nei ritagli di tempo quando può. Comunque adesso faccio due cose appunto e metto via anche la scatola della macchinetta del caffè che ho lasciato lì perché prima di metterla via per scaramanzia volevo un attimo vedere che andasse tutto bene, però adesso penso che sia il momento di portarla nella casetta fuori in giardino e poi più avanti la butteremo. Adesso preferisco tenerla per un po' e poi
E poi la metteremo e poi la butteremo. Adesso un po' la tengo. Tra l'altro, Mauro mi ha scaricato anche il foglio dell'acquisto per la garanzia, per tutto. Quindi, dovesse succedere qualcosa, abbiamo tutto e basta. Vado. Questi giorni presa un po' da tante cose, da questo carico di cose, macchinetta del caffè, microonde e l'impegno che ho avuto ieri, un po' di cose, non sono riuscita a farvi vedere alcuni dettagli della casa. Avrei voluto farveli vedere in una bella giornata di sole, ma visto che l'unica giornata di sole era ieri, dove sono dovuta stare fuori casa tutto il giorno, mi sono persa questa opportunità. Oggi è di nuovo brutto, quindi la luce è un po' quella che è, però volevo farvi vedere lo specchio che abbiamo preso per il salotto. Questo è lo specchio che abbiamo messo nell'ingresso. Abbiamo deciso di metterlo perché comunque era uno spazio libero e Elena, l'interior designer che si è occupata del progetto della nostra casa, aveva posizionato uno specchio perché essendo proprio un'entrata. Lei mi ha detto che lo specchio è una di quelle cose che nell'ingresso comunque ci sta, nell'entrata di una casa ci sta. E quindi mi ha riempito questa parete con questo specchio qua. Allora, questo specchio qui l'ho preso da Maison du Monde. Vedete, ha questa cornice nera che poi va a riprendere i lampadari e va a riprendere lo specchio che io ho già da qualche anno sopra il Besta. Ha una cornice più spessa rispetto all'altro, vedete? E ha questa forma irregolare come mi ha messo lei nel progetto progettato un anno fa. Quindi ho seguito proprio tutta la sua linea guida. Avrei potuto fare di testa mia, avrei potuto non mettere lo specchio, metterlo di un'altra forma o metterlo di un altro tipo, però visto che mi ha affiancato in questa cosa, quindi mi ha aiutato nel progettare più che i dettagli, quindi più che i lampadari, gli specchi, così mi ha affiancato nel progetto proprio di misure, di progetto proprio più specifico. I dettagli lei me li ha inseriti nel render, però mi ha detto libera tu di mettere quello che vuoi, io ti ho messo quello che secondo me potrebbe stare bene. E visto che comunque secondo me era bello quello che mi aveva fatto, ho deciso di mantenere tutto e quindi di mantenere anche l'idea di questo specchio qua con questa forma che vi avevo già comunque mostrato già dall'inizio quando vi avevo mostrato il progetto. Non è stato facile trovarlo perché da quando lei me l'ha messo nel progetto, vi metto magari la foto qui, è stato difficilissimo da trovare. Poi ovviamente quando meno te lo aspetti lo trovi. Sono andata da Maison du Monde per fare un giro e l'ho visto e l'ho preso subito perché ero indecisa, non trovando questo qui, ero indecisa se prenderne uno che avevo visto da IKEA, che vi metto qua, che quando ho visto ho detto ma quello potrebbe andare, potrebbe sostituire quello lì che mi ha messo lei che non riesco a trovare da nessuna parte e quindi l'idea era di prendere questo qua di IKEA. Poi invece girando, girando, girando ho trovato la soluzione che Elena mi aveva consigliato e allora l'ho messo, l'ho preso e tanto costava uguale a quello dell'IKEA. Quindi era solo una questione poi alla fine di gusto personale, se mettere il classico specchio, quindi il classico specchio ovale come quello lì dell'IKEA o rettangolare o uno specchio consigliato da lei un pochino più particolare. E visto che era nell'ingresso ho detto ma sì, buttiamoci in un qualcosa di un pochino più particolare come mi ha consigliato lei perché almeno non sarà poi uguale allo specchio che io ho già da anni, rotondo con la cornicetta no, nera. Quindi questo è stato il motivo. Io sono appassionata di specchi e rettangolare avevo già questo qua di IKEA che ho già da diversi anni e quindi ho voluto proprio staccare con un qualcosa di diverso. Questo qua che ho da tanti anni ormai in corridoio di IKEA
Come vedete, rettangolare con la cornice argentata che mi piace tantissimo perché spezza un po'. Poi, comunque, questo tipo di materiale va a riprendere l'acciaio che io ho comunque in cucina e mi piace, mi è sempre piaciuto. È una delle cose che in tanti anni è rimasta, questo specchio in corridoio, e lo terrò. Perché mi piace veramente, veramente tanto. È uno degli acquisti fatti in passato che secondo me è davvero bellissimo. E quindi volevo una cosa che staccasse proprio completamente. Sto aspettando che arrivi il corriere per il microonde perché non è ancora arrivato. Sono costretta a stare a casa perché se arriva devo essere a casa, però ancora nessuna traccia. Sono le 16 e non c'è ancora. Sono arrivata a casa, sono andata a prendere quello che dovevo andare a prendere. Avevo fretta, avevo paura di non riuscire a fare in tempo anche perché questo ufficio poi chiudeva e quindi avevo paura di non farcela. In realtà il corriere è arrivato mentre giravo il video, quindi ho poi staccato, ho preso il microonde e sono andata. Poi mi sono fermata un attimo al lavabo già che ero per strada, così almeno ho preso due cose, più che altro per stasera perché non ho scongelato niente e ho fatto un po' di spesa l'altro giorno, ma più che altro i detersivi da mangiare no, perché voglio andare con Mauro, adesso vediamo, magari lunedì. Perché domani è festa, quindi andremo probabilmente lunedì verso sera, così facciamo un bello spesone per la settimana. Però per cena non avevo grandi cose, se non della roba magari surgelata, ma che non mi andava. Sapete quando avete magari delle cose ma avete voglia di altro, ecco. Quindi mi sono fermata lì, poi abbiamo finito il pane, abbiamo finito i grissini, quindi sono andata a prendere anche i grissini. E quindi ho preso due cose. E allora mi è arrivato il pacco. C'era lo stesso ragazzo dell'altra volta che quando è sceso dal camion mi ha detto: questa volta mi sa che ti è andata bene. E allora abbiamo sorriso tutti e due perché l'ho guardato e gli ho detto: guarda, l'altra volta non solo il microonde, ma anche la macchina del caffè, ho trovato la sorpresa. Lui mi ha guardato e mi fa: ma stai scherzando? Gli ho detto no, no, no. Allora gli ho raccontato e mi fa: guarda, non ho parole, veramente non ho parole. E io gli ho detto: guarda, vabbè, comunque sono riuscita a risolvere. E quindi gli ho detto che si è risolto tutto, però gliel'ho raccontato proprio perché mi ha detto: questa volta ti è andata bene. Ho preso il microonde, tra l'altro si è messo a piovere improvvisamente appena è arrivato. E quindi l'ho preso al volo, gli ho detto: guarda, lo prendo, lo controllo con calma e poi al massimo faccio il reso. Se dovesse esserci qualcosa che non va, in realtà l'ho aperto, è perfetto, meno male, anche la scatola era completamente intatta a differenza dell'altra volta. Quindi si capiva già che c'era qualcosa di strano e in realtà questo l'ho aperto, è proprio perfetto, l'ho già tirato fuori. Così Mauro porterà la confezione in casetta e ve lo faccio vedere poi quando lo mettiamo, così almeno vi faccio vedere tutto, però è molto 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 carino, molto molto carino, e è in acciaio e la base, vabbè, di il vetro nero, classico, molto semplice, di una marca, si chiama Cecotec, che conosco perché so che facevano anche le macchinette del caffè. Infatti, quando cercavo la macchinetta del caffè mi erano uscite anche di questa marca qui, quindi una marca che conosco, ma che non so dirvi come sia. Però vabbè, vedremo, lo proveremo, però è carino, infatti. Ho chiamato Mauro che non mi ha risposto, però poi adesso appena arrivo a casa gli dico che mi piace tanto, sono contenta. Allora, ho preso i grissini, ho preso questi qua della San Carlo, tra l'altro ne ho già aperti perché ne ho mangiato una confezione in macchina perché avevo una fame pazzesca, avevo mangiato poco a pranzo. Io questi qua li adoro, secondo me sono i grissini più buoni in assoluto. Ce ne sono pochi perché purtroppo dentro ad ogni pacchettino ce ne sono veramente pochi perché ce ne sono 2/3. Quindi proprio, però sono talmente buoni che nonostante questo li acquisto perché sono, secondo me, i grissini più buoni in assoluto, veramente toppissimi. A me piacciono anche quelli col sesamo sopra della
non mi ricordo di che marca, ma che ve ne ho parlato tante volte, so che molte di voi l'hanno presi e sono piaciuti tanto, adesso non mi viene in mente, ma questi qua tra i grissini semplici secondo me sono i migliori, ci sono forse anche nelle pizzerie, però se siete curiosi, provateli e poi ditemi. Sono una dipendenza pazzesca. Cioè, io ormai sento solo questi. Poi ho preso, infatti, guardate, nel sacchetto c'era un pacchettino. Poi ho preso questi qua, che sono la verza. Questa qua già tagliata, così almeno è più comoda. Tra l'altro è fresca, quindi è buona. L'ho già presa di questa marca qua che vendono alla Basco, è fantastica. Tra l'altro è solo verdure fresche senza conservanti, già lavate, ma vi consiglio sempre di lavarle comunque. E poi ho preso il fegato, che volevo farlo stasera con le cipolle, che a me piace da morire il fegato con le cipolle, ma ho visto un'altra cosa, quelle cose già pronte da friggere in padella, però mi incuriosiva troppo, troppo e l'ho presa. E sono questi qua, si chiamano acquiloni con filetto di pollo, radicchio e formaggio. Mi ispiravano troppo, anche se direte, ma no, sono pronti da friggere, però boh, a me piaceva, mi piaceva l'idea e l'ho presi perché non li ho mai visti, mai, mai visti. Quindi sono molto curiosa di provarli. Tra l'altro si possono fare in padella, ma c'è scritto anche al forno, quindi quasi quasi. Adesso vediamo, in friggitrice ad aria, magari li faccio in friggitrice ad aria, ci do una spruzzata d'olio sopra e li faccio in friggitrice ad aria, anche se fritti secondo me sono più buoni, però cerchiamo di evitare di mangiare troppo fritto, vero? Noi non lo mangiamo mai, però vediamo. E poi ho preso queste qui, che non ho mai assaggiato, le sottilette file e fondi con mozzarella. Vediamo come sono. Mi ispiravano. Poi ogni tanto io faccio magari la pasta con il cavolfiore, mi piace metterci la sottiletta, quindi le ho prese. E basta, adesso metto tutto via e inizio a preparare la cena perché sono le ore, ah no, 6:20, quindi secondo me ho ancora un pochino di tempo. Però vabbè, inizio a mettere via tutto e quasi quasi inizio a fare la verza, magari così inizio a portarmi avanti. Voglio fare il cavolo che peraltro ho appena lavato, volevo farlo nel boccale, non col Varoma. E quindi ho pensato di utilizzare la ricetta delle verdure insaporite, così almeno rimangono gustosi e più saporiti. Tra l'altro, molte di voi mi hanno detto: Fede, ma io non riesco a trovare la funzione per come fai tu delle verdure insaporite, che magari ho il TM5. Allora, le verdure insaporite si possono fare solo col TM6 perché c'è la funzione alta temperatura, quindi è solo per questo che non so come aiutarvi se non avete il TM6, quindi potete farlo solo col TM6. Allora, 15 grammi di olio, quindi vado a mettere. Poi non mi dice di mettere il sale, i condimenti, ma io li metto sempre subito, così almeno cuociono e secondo me rimangono più saporiti. Quindi vado a mettere il sale, poi vado a mettere l'aglio, questo qua in polvere, perché secondo me è meno forte e rimane comunque molto gustoso. Ok, do una girata per... Questo qui che è quello per l'alta temperatura e parto per 8 minuti, poi vediamo man mano. Vedete, questo è il simbolo dell'alta temperatura. La verza è venuta benissimo, anche le crocchettine molto 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 buone. Ho già sistemato la cucina, io vi saluto, grazie per essere stati insieme a me anche oggi, ci vediamo poi con un nuovo video, ciao!